Vai. No. Aspetta, rifai. Rifai. No, guardi. No, senza ridere, senza ridere. Ciao a tutti, sono Isaac e eccoci qua su Combat per fare un live su Cabin Fever, in cui cercheremo di completarlo di completare tutto sto baccano di zombie. Io e Dario, ovviamente, vero Dario? Sì, certo. Vabbè, siamo entrambi specialist, con una coscia di pollo come arma corpo a corpo. Secondo te perché? Secondo te è tagliente, secondo me. È tagliente. Ma sai perché io ci taglio le tavole con i pezzi di pollo. Allora. Dario c'ha minigun P90. Minigun Warlord e basta. Io ho M4A1, coscia di pollo, pistola, granata, hide kit, che mi sono dimenticato di piazzare. Granata incendiata. E minigun. Ah, giusto. Hanno rimesso le granate incendiarie. Infatti Dario prima mi diceva che... Molto utili. No, perché in pratica... c'era l'M32 incendiario, che era devastante per i punti, non per gli zombie ma per i punti. Facevi un sacco di punti e quindi hanno aggiunto anche ste granate incendiarie anche qui. Ovviamente adesso non so dove andare io perché è da circa 3 mesi che non gioco a Combat, una roba del genere. Cioè, io... Sì, no, io stavo usando... Cioè, stavo... Cioè, lo specialist che ho adesso non l'ho comprato, l'ho trovato nell'inbox grazie a un evento che non so quando è arrivato, mi pare 3000 anni fa, una roba del genere, quindi l'ho attivato adesso. Non mi ricordo che evento era, dai, tu te lo ricordi? No, io. Ah, bene. Ma neanche fatto quell'evento. Adesso mi ricordo, sì che l'ha fatto. Scorpion Scorpio contro Spider. Ho perso? Ah sì, io ho vinto. mi ha aggiunto una squadra casualmente perché non ci sono mai entrato per decidere in che squadra stare. Mi ha aggiunto alla squadra vincente. Boh, mi è andata bene. Amen, sì. Allora, intanto qui possiamo notare una scatola degli attrezzi trapassabile. Vero Dario? Dove sei? Ne posso mettere due di Warlord? Notiamo Dario che tra un po' si metterà a vomitare le scatole di Warlord. Quando scoppio posso rimetterle. Quando scoppiano? Eh? Facciamole scoppiare. Oddio, lì c'è un party di zombie. Si divertono a ballare mentre prendono fuoco. Però pesantuccio, mi arriva a 34 fps ogni tanto. Sì. Ah, ovviamente stiamo facendo il live che cercherò di caricare in una parte unica, anche se dubito che possa riuscirci. Così accontento la gente che voleva il live. Qua c'è... Ah, ecco perché c'è uno con lanciafiamme. Mi lagga leggermente. Oddio, sono ultimo, what? Adesso... Adesso abbiamo appena finito un Nemesis che ero primo e adesso sono ultimo magicamente. Ah, ma è pieno di specialist, ecco perché. C'è qualcuno che ha bisogno di un broncherolo. Ok, round 6. Ovviamente per sistemare un attimo di X-Tory e le cagatine varie ho dovuto perdere 2 round, quindi credo che possa essere accettabile.
Mi sento escluso. Mi sento escluso. Cioè, da tutte le parti c'è un tizio con il minigun, tranne qua. Boh. Vabbè, dai, usiamo un po' sto coso. Ovviamente ha un recoil incontrollabile, dai. Sì, dai, lasciamo stare. Ok. Occhio dietro, Dario. Ah no, sì, sì, dai, questo. Ma sì, dai, chi se ne frega. L'importante è finirlo. Hanno anche cambiato il filmato finale. Io preferivo... L'hai mai visto il nuovo filmato, Dario? No. No? Ti ricordi che c'era quello buggato che si vedeva il quadrato nero? No, si vedeva il quadrato nero. Adesso l'hanno cambiato, hanno messo un filmato già fatto, tipo quelli di Black Lang. Con la qualità ovviamente pessima. Per non far pesare troppi video. Oh, quanti punti. Forse non è stata un'ottima idea quella di portare un M4A1 normale. Dovevo almeno metterci un mirino. Mi sa proprio di sì. Vabbè, appena muore qualcuno, il primo che crepa avrà l'onore di dare la sua arma a Isaac. A Isaac, giusto. Isaac. Ah, ecco qua munizioni. E sono ancora ultimo. Italia Legion. C'è un altro italiano qua. Per ah no, Legion. Due. No, un italiano, sì, Italia Legion. Ah, il nome. Sì, il nome. Qua il Warlord, quando finisce? Ah beh, ora che finisce. Guardate la ricarica velocissima del minigun. Tutti lo sanno che i minigun si ricaricano in mezzo secondo. Io. Ah beh, senza mirino veramente. Oh. Cavolo, non mi capisco più. No. Ok, hai l'onore di darmi la tua arma. P90 normale con un silenziatore. Tutto silenziatore. Merda. Minigun. Continuo a dimenticarmi di mettere gli hidekit, non sono proprio abituato. E adesso prima che respawnano. Ok, devi rimettere il Warlord. Che cavolo sta succedendo? Odio quando mi blocco. Dovrebbero mettere gli zombie non solidi, così li trapassi normalmente. Ma sì, dai, usiamolo. Ah, ecco perché, guarda. Aspetta, provo ad usarlo un po' così. Ok. È un po' strano vedere dei piatti enormi. Piatti enormi dietro alle persone. Anche perché non credo che sia quella la dimensione normale di un pollo, un tacchino, quello che è. Guarda, appena puoi, che sennò muore un altro. Ah, sì, metto gli hide. No. Adesso li metto al detersivo. Cosa? Dove c'è? Chi è che mi scrive su Skype? Porca miseria. Ogni volta che registro. Cioè, quando non registro c'è sempre il vuoto più totale su Skype. Adesso che mi sono messo a registrare, ci sarà di sicuro il. Il casino su Skype. Mi dimentico sempre di metterlo. Di mettermi occupato quando registro. Diamine. I colpi di minigun volano. Ah, siamo già al 9? Forse riesco anche a metterli in una parte unica, sto coso. Ovviamente pollici in su se volete anche il Black Lang. Ah, Black Lang, sì. Quello mi pare più carino come Fireteam. Cioè, oddio, sì, non per le armi, perché ci sono soltanto dinamiti. Qua è più bello perché ci sono un sacco di armi, tipo... C'è il... No, c'ho anche i suoni buggati. C'è il double barrel, c'è Black Man...
Black Man, Super Black Manium, quello che è. L'M32, ci sono un bel po' di robe. Però di là è più bello perché c'è più roba da fare, devi difendere generatori, roba del genere. Non è un sopravvivi ai round. Ah! No. Roba di scopo. Ah, eccoli qua. No. Se avete bisogno di hidekit, qua ci sono. Ah. Occhio dietro. Ok. 61 kill soltanto, devo impegnarmi di più, c'ho anche il minigun. Una cagata pazzesca fa. Oh merda. Forse non ce la faremo. C'hai... Vabbè, ti faccio... cos'è? LOL. Munizioni di... le munizioni di fucile a pompa si sentono quando... quando usi il Warlord qua, la cassetta. Refila. Ah, già il boss? Non me ne sono accorto. Sono davanti. Ecco, bacialo. 3, 2, 1. Morto. Ok. Ovviamente io già finisco le... Cos'è? Ah, c'è le telegranate. Ah, ecco perché sei secondo. Oh, sono salito. Ah, beh. Oh, guarda. Ovviamente adesso prendo io il posto di sotto la cantina, ok Dario? Faccio io... Che fine ha fatto Warlord? Mi sa che è finito Dario. No, oh, l'ho appena messo. È appena messo? Vabbè, guarda che... Dai. In testa. Quando siete contro sto coso, specialmente se avete il chip... Cos'è sto? Ah, l'effetto quando si cura. Se siete contro il boss, là... cercate di sparargli in testa. Guarda sto tizio come campera sui kit. Ti fai anche una bella tendina e riesci a viverci anche. Ah, eccolo qua. Dario vomitò il Warlord. Dai. No. C'ho paura io di quel tizio. Dai. Ok. A tutti carico. Sì. C'è qualcuno di sotto. Vabbè, prossimo round vado io di sotto. Adesso... vedremo un raro caso di mosche appiccicose su quella cassa. Guardate in quanti vanno. Tutti lì a prendere l'M32. No, adesso c'è il cecchino. Il prossimo è l'M32, mi pare. E stanno là a sperare. Dai che arriverà prima o poi. Ah, beh. Io sto di sotto. O sta questo? Ok, lui sta di sotto. Dario, pensaci te qua. Io penso... a dare una mano un po' a tutti. Se ci riesco. Ah, sto qua c'ha il... Mamma mia, quanto recoil che c'ha il P90 adesso. Aia. Ah, devo mettere i medikit. Scusa, Dario. Ok. È morta. Ok, AK74 mia. Quanto odio sta arma. Chi è che li ha messi fuori? Di sicuro uno più intelligente di me. Dario, il dilemma di combat. Secondo te, l'M32 è un MG o un SMG? Bah, cioè, è una mitraglietta... perché spara veloce, oppure è un mitraglione perché c'ha tanti colpi? RPG? Lanciare, no? Sì. Boh. Ok.
Ah, aspetta, ti metto i kit anche là. Ok. Ricarica. Avanti. Occhio, arrivano già dentro perché non so difendere 3 secondi una roba. Dai, 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 muori. Mamma mia, come si sbriciolano velocemente le munizioni del minigun. Dai. No, devi ributtare il Warlord, Dario. Diamine. Dario dietro. No, non sei te. Ok. Ributta il Warlord perché sennò qua siamo fregati. Adesso noteremo Dario esperto nel vomitare i Warlord. No. Vai, vai, buttalo, buttalo. No. Come, non ce l'hai? Non ce l'hai, Dario Warlord? Oh là, ce l'ho fatta. No! Devo registrare. Non l'ho mai notata questa luce rossa.